Presidente Costa, nelle ultime settimane da Ribera in particolare, ma purtroppo non solo, continuano ad arrivare notizie di avvelenamenti di cani. È un problema strettamente legato al randagismo in alcune zone. I comuni sono intervenuti, nei giorni scorsi anche un intervento da parte del comune di Ribera che naturalmente ha condannato quanto accaduto. Ma lei che è un veterinario, esperto della materia, quali sono le ragioni che individua alla base di questi gesti? Allora, per quanto riguarda naturalmente gli ignobili gesti compiuti, non posso che associarmi alla condanna fatta già dall'amministrazione comunale, che devo dire si è attivata subito attraverso i contatti con l'ASP e con naturalmente la polizia locale per delimitare l'area e affiggere quelli che sono i cartelli, perché la legge prevede che si indichi attraverso l'affissione di cartelli specifici l'eventuale presenza di esche. Sono state riscontrate delle esche che sono state inviate all'Istituto Zooprofilattico. Molto probabilmente si tratta di lumachicidi, cioè delle sostanze metaldeide che creano, diciamo, un avvelenamento molto grave negli animali e anche mortale. È morto infatti un soggetto, fortunatamente gli altri due sono sopravvissuti. Chiaramente il fenomeno che è da condannare senza dubbio si manifesta perché queste sostanze sono anche facilmente reperibili, dico, sono delle sostanze utilizzate in agricoltura e quindi gente malintenzionata le utilizza per compiere questi gesti chiaramente molto gravi e che vanno assolutamente evitati. La lotta al randagismo è un argomento sicuramente con le quali tutte le amministrazioni si confrontano, sia nel nostro territorio che in tutta la regione. C'è allo studio una nuova normativa, un nuovo supporto normativo che dovrà essere, diciamo, esitato anche prossimamente e speriamo dia qualche strumento in più anche all'amministrazione per poter combattere in maniera più efficace questo fenomeno. Ma a suo parere le amministrazioni, non mi riferisco soltanto al Comune di Ribera, ma allargando un po' a tutto il territorio, possono fare qualcosa in più, ad esempio per prendere gli animali e per favorire la sterilizzazione? Perché poi sappiamo che molte cucciolate rimangono per strada e questo senza dubbio incrementa anche il numero dei randagi in giro e quindi aumenta il problema. Certo, è auspicabile che le amministrazioni si interessino sempre più al problema e compiano quante più catture possibili e quante più sterilizzazioni possibile. Però c'è anche un fatto culturale da attenzionare, nel senso che spesso, diciamo, l'abbandono è frutto, è frutto di una cultura sbagliata della gestione dell'animale. Quindi anche le amministrazioni lì dovrebbero anche sensibilizzare, anche con l'aiuto degli ordini professionali, dei medici veterinari. Il nostro ordine si può mettere a disposizione, già diciamo col Presidente abbiamo parlato diverse volte, su un'eventuale sensibilizzazione presso magari le scuole, negli ambienti dove si può creare una chiara gestione responsabile dell'animale.